Benvenuti in questo nuovo episodio dell'Immergiamoci Podcast, episodio 36 del lato calcio. Che giornata particolare di Serie A Team. Io sono Alessio. E io sono Tiziano. Immergiamoci. Mettiti il boccaglio, Beppe. E andiamo in immersione. Immergiamoci. Eccoci qui, siamo tornati anche questa settimana, come sempre mi sentite, sono un po' raffreddato, la voce un po' particolare, ma questa è un'altra storia. E quindi Tiziano, come al solito ti faccio la domanda, di cosa parliamo oggi? Beh, oggi siamo un po' corto di argomenti, possiamo dirlo? No, dai, in realtà no, ci abbiamo qualche notizia anche interessante. Allora, inizialmente partiremo dalla giornata di Serie A, che comunque ci ha regalato delle belle partite, delle sorprese. Poi passeremo alla rivoluzione della Salernitana, al suo mercato, 7 giocatori in arrivo, poi vedremo chi sono. Poi passeremo agli ottavi di finale di Coppa d'Africa, che sono stati veramente, ci sono state delle belle partite e anche delle grandi, delle partite veramente con esiti inaspettati. Poi passeremo al Napoli a vedere un attimo il suo acquisto, il terzino sinistro nuovo, chi è, chi hanno messo nel loro mirino, ormai è fatta. Poi vedremo Mirabelli, che è diventato il nuovo DS del Padova, e intanto Fassone è rimasto disoccupato. Poi vedremo Shevchenko, chi andrà ad allenare, che poi se ne parlava anche in qualche altro episodio, si parlava di Cannavaro, ma adesso Shevchenko lo sostituisce. E poi parleremo di alcuni big match europei, Chelsea-Tottenham per esempio, uno dei tanti. E poi finiremo con la notizia che secondo me è stata la più clamorosa della settimana. Il ritorno possibile, ma ormai sembra quasi certo, di Balotelli in nazionale. Esattamente Tiziano, una settimana comunque interessante nella sua semplicità, nella sua pochezza magari di notizie rispetto al solito. Però come al solito partiamo, scusate la ripetizione, con la Serie A Team. Innanzitutto vi leggo la classifica attuale dopo la 23esima giornata di Serie A Team. Quindi Inter prima con 53 punti, secondo Napoli che riprende la seconda posizione a 49 punti, terzo Milan a 49 punti, quarta Atalanta a 43 punti, quinta Juventus a 42 punti, sesta Roma a 38 punti, settima Fiorentina 36 punti, ottava Lazio 36 punti, nona Hellas Verona 33 punti, decimo Torino 32 punti, undicesimo Sassuolo 29 punti, dodicesimo Empoli 29 punti, tredicesimo Bologna 27 punti, quattordicesimo Spezia 25 punti, quindicesimo Udinese 24 punti, sedicesimo Sampdoria 20 punti, diciassettesimo Venezia 18 punti, diciottesimo Cagliari 17 punti, diciannovesimo Genoa 13 punti, ventesima Salernitana 10 punti. Una classifica che è un po' cambiata soprattutto per le prime tre, con un Napoli che approfitta del pareggio del Milan contro la Juventus, che adesso andremo a vedere, e si riprende la seconda posizione in classifica. Comunque una settimana interessante. Andiamo subito, Tiziano, senza stare a perdere troppo tempo, a vedere la prima partita che si è svolta venerdì 21 gennaio tra Hellas Verona e Bologna, vinta dall'Hellas per 2-1. Ale torna in gol Orsolini per il Bologna al 14esimo minuto, che apre questa partita. Orsolini, lo sapete, grandissimo talento, però veramente mai esploso. E poi il Verona fa il pareggio con Caprari, il solito Caprari. Ale, ma l'hai visto il gol di Caprari? L'ha fatto veramente brutto, veramente brutto. E poi la chiude Kalinic all'85esimo. Ragazzi, questo Verona quando vuole si sveglia, però se parliamo di un buon Verona, parliamo di un Bologna che nelle ultime sette partite ha fatto 6 sconfitte. Non è molto positivo come dato per un Bologna che era partito alla grande e aveva trovato un grande attaccante, Arnautovic. Ora sta mancando sia Arnautovic e sta mancando anche il Bologna, la squadra che ultimamente veramente sta scendendo abbastanza in classifica, perché avevano creduto magari nella Conference League, nell'Europa League, e ora si trovano tredicesimi.
Sai Tiziano, questo è l'AS Verona, io lo vedo come una squadra che in un'altra annata avrebbe anche potuto raggiungere magari l'Europa. In quest'anno che ci sono squadre come la Fiorentina, la Roma, la Lazio, tutte lì, è un po' difficile, però veramente un buon l'AS Verona secondo me. Genoa Udinese, i bianconeri, non quelli della Juve, si fermano sul pareggio con il Grifone, un 0-0 un po' così per un Udinese che doveva approfittare di un Genoa comunque, come sappiamo, senza allenatore sostanzialmente. Sì, un Genoa senza allenatore, un Genoa poco, veramente poco in forma. Genoa secondo me è una squadra veramente pessima ultimamente, ma la cosa che forse dovrebbe fare un po' preoccupare è che l'Udinese, che era partita anche pure bene in questo campionato, sta facendo sempre peggio, come dimostrato anche dal dato: due tiri e zero tiri in porta per l'Udinese, cioè alle due tiri in una partita. È una cosa scandalosa. Il Genoa, che in quella situazione ha fatto di più, ha fatto molto di più, 10 tiri e 3 in porta, almeno ci ha provato, che poi ha chiuso la gara in 10 verso la fine, però il Genoa ci ha provato. L'Udinese invece, questa forse sarà anche la peggior loro partita della stagione. Ora la classifica parla chiaro, li trova quindicesimi con solamente 7 punti in più del Cagliari, che in realtà sono veramente pochi, che il Cagliari è la prima squadra, è la 18ª diciamo, la prima in zona retrocessione. L'Inter non si accontenta di vincere la Supercoppa all'ultimo secondo, torna a vincere una partita all'ultimo secondo, una partita non facile, contro il Venezia. Thomas Henry porta sull'1-0 la partita verso l'ago, verso il Venezia, poi arriva Barella per pareggiare con un 1-1, poi un secondo tempo abbastanza neutro, soprattutto per la capolista, che all'ultimo secondo, e questa volta bisogna dirlo, ha avuto fortuna un po' l'Inter, e vince con un gol di Edin Dzeko neanche tanto convincente durante la partita, al 90esimo minuto. Che dire, se l'Inter è là davanti c'è un ottimo lavoro di Inzaghi, un ottimo lavoro dei giocatori, manca un po' un pizzico di fortuna, però bisogna dirlo, nel calcio ci sta. Beh, Ale, fortuna sì, però l'Inter ha spinto tutta la partita, 24 tiri, 12 tiri in porta. L'Inter ha spinto, un possesso palla veramente devastante, molto più degli avversari, hanno fatto molto di più. Però Ale, onore al Venezia, che partita dopo partita si dimostra una squadra che merita di stare in Serie A. Al momento la classifica parla chiaro, sono 17esimi, ma secondo me questa squadra non retrocede. Certo, l'Inter li ha battuti, ne ha battute tante altre squadre, però c'è sempre una fatica a battere il Venezia. Secondo me il Venezia ha quel qualcosa in più di altre squadre per salvarsi. Poi magari rimane scottata, Ale, non lo so. Però, veramente una situazione strana quella del Venezia. È un Inter che, vedi, anche giocando, magari anche non riuscendo a giocare al massimo, riesce sempre a portare a casa i 3 punti. Cosa che secondo me magari a una squadra come il Milan, la Juve, manca. O anche al Napoli, che magari gioca bene, però magari dopo non riescono a buttarla dentro, non riescono, e invece qui magari arriva la zampata finale di Dzeko, come in questo caso, e ti risolve la partita. Hai più che ragione Tiziano, invece dove non è arrivata la zampata è tra Lazio e Atalanta, una partita che devo dire non mi sarei aspettato finisse in pareggio, invece è arrivata così, un po' una settimana dei pareggi tra diciamo le big match, e che dire, io mi aspettavo comunque una dea che svettasse contro la Lazio, che invece ha fatto più possesso, però non è riuscita a chiuderla, anche la... i tiri in porta di più per la Lazio, finisce così, e quindi nessuno veramente accontentato da questa partita. Ma Ale, io in realtà ti dico la verità, io mi aspettavo una Lazio che vinceva, perché l'Atalanta è decimata, sono scesi in campo comunque in campo con un attacco con Miranchuk, Piccoli punta, Piccoli non giocava dall'era dei tempi, Miranchuk è fuori dal progetto, e in centrocampo presenta Scalvini, ragazzi, in centrocampo Scalvini, un giocatore della primavera, e Pezzella arrangiato terzino sinistro, e Ale, hanno dovuto fare degli arrangiamenti, la panchina è completamente priva di titolari tranne Toloi e Meile, tutti gli altri sono della primavera, e secondo me, Ale, la prestazione della Lazio è insufficiente. Questa partita la Lazio, che praticamente ha tutti i titolari, doveva andare a vincerla, cioè vi dico, la squadra
Isai, Felipe, Patrick, Marusic, Milinkovic, Savic, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Alisson al completo. Come fai con questa Atalanta a portare a casa in casa e a portare a casa solamente un punto davanti ai propri tifosi? Per me non è per niente sufficiente. Invece anche l'Atalanta sulla propria pagina Instagram ha scritto chiaramente: buono questo punto fuori in trasferta all'Olimpico, perché è la verità. Prossima partita, Tiziano, Cagliari, Fiorentina, e anche qui non me lo sarei aspettato. La Fiorentina che pareggia con un Cagliari che stava anche per portarsela a casa con João Pedro al 47esimo, rigore sbagliato di Biraghi al sesto o all'ottavo minuto per la Fiorentina, João Pedro sbaglia anche lui il rigore e poi arriva il gol di Sottil. E io sinceramente, vista questa Fiorentina che arriva a bomba, la partita è a bomba, non riesce a portarsi a casa la vittoria, anzi, solo un semplice 1-1, e devo dire che non me lo aspettavo, Tiziano, anche perché io ho sinceramente nelle scorse episodi, nelle scorse live, ho dato dei bei giudizi per questa Fiorentina, che gioca bene, che è convincente, però non riesce a concludere. Secondo me Fiorentina, che insomma mi aspettavo qualcosa di più da questa Fiorentina, perché chiaramente con il Cagliari che è in zona retrocessione, una Fiorentina che vuole l'Europa League, non può arrivare un pareggio. Certo, è un pareggio fuori casa, va bene, però da un certo punto di vista sono stati anche bravi a reagire dopo l'espulsione di Alvaro Odriozola, no? Al 64esimo è riuscito anche a segnare Sottil, che comunque è un ottimo talento. Ma ti dirò, secondo me dovevano vincere, ma per come è andata la partita, per come si era messa la partita, poteva finire anche peggio con 0 punti. Però tutto sommato onore al Cagliari, che comunque ha fatto una buona partita per aver pareggiato contro questa Fiorentina. Sì, certo, diciamo che la Fiorentina poteva magari approfittare dei vari pareggi vincendo contro il Cagliari per avvicinarsi un pochino di più all'abbetto, perlomeno alla zona Europa Champions, avete capito. Invece il Napoli nel derby campano porta a casa 4 gol più bei 3 punti. Tra l'altro arriva il 115esimo gol per Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli e raggiunge Diego Armando Maradona, ormai una leggenda del club, si può dire, comunque terzo miglior marcatore della storia del Napoli, nonostante i tifosi del Napoli lo un po' disprezzino dopo la scelta di andare al Toronto. A mio parere, un giocatore che ha dato così tanto a questo club, che ha passato così tanti anni in questo club e che ha raggiunto un risultato del genere, merita tanto, tanto, tanto e tanti ringraziamenti. Quindi, che dire, un 4-1 più che onesto. Ma Ale, sicuramente questo derby campano me lo aspettavo più tirato, me lo aspettavo tipo come l'andata 1-0, mi aspettavo un massimo 2-1, così queste cose qua, però arriva il gol di Juan Jesus, poi Bonanzoli fa il pareggio e dopo da lì Napoli dilaga, Mertens, Ramani, Insigne. E Ale, ma secondo me quello che hai detto di Insigne è vero, ha dato tanto per questo club, però ovviamente non si può paragonare solo per i gol a Maradona. Ovviamente Maradona ha giocato molto. No, è solo una statistica. Esatto. È solo una statistica. E quindi ti dico: la Salernitana, poi la partita si mette veramente male perché in 10 dal 50esimo. Insomma, comunque la Salernitana ha fatto un tiro, un gol. E questa è la verità. Napoli ha dominato la partita. Complimenti. Ale, passiamo a un'altra partita, che è stata secondo me una di quelle veramente che mi aspettavo più equilibrate, Torino-Sassuolo 1-1. La settimana dei pareggi, io l'ho detto, Tiziano, gol di Sanabria al 16esimo minuto, Raspadori all'88esimo, Giacomino Raspadori continua questo attacco giovane per il Sassuolo a fare bene comunque tutto sommato, però non basta per un Torino che a me fa piacere vederlo così. Il Torino, posso dire, mi fa piacere, perché l'anno scorso era un anno difficile, si parlava di retrocessione, ce l'hanno fatta salvarsi e quest'anno stanno facendo discretamente bene visto l'anno scorso. Beh, per me più che discretamente, Ale, non lo so, perché questo pareggio col Sassuolo era quasi una vittoria,
era quasi una vittoria, una partita giocata molto di più dalla squadra torinese, un Sassuolo che non è apparso secondo me troppo in forma rispetto ad altre partite per esempio, però Raspadori è un grande giocatore, secondo me un grande giovane, e riesce a rimettere in piedi questa partita. Però Ale, ti dico, adesso si trovano rispettivamente decimo il Torino e undicesimo il Sassuolo, sono due squadre veramente che sono toste, sono belle squadre. Ale, passiamo a un'altra partita che secondo me questa è stata un po' così, non posso dire inaspettata, magari mi aspettavo più un pareggio, ecco. Spezia 1-0 Sampdoria, la decide Verde al 69esimo, Verde gli fanno la carta speciale su FIFA e lui segna subito un gol, tra l'altro una carta fortissima ragazzi, ho visto una bestia. E poi la Sampdoria si fa espellere Ekdal. Gianpaolo, prima della partita, ha detto per la sua prima, il suo esordio con la Sampdoria di quest'anno, ha detto: testa bassa, io questa partita voglio giocare a calcio. No, quello l'ha detto anche, però io mi riferisco a un'altra dichiarazione che è stata quella: questa è la partita di Ekdal. Ekdal ha fatto schifo e ha preso anche rosso, quindi che buffata clamorosa. Sì. Che dire, Sampdoria, che io ho da dire una cosa sulla Spezia, Tiz. Ma questo Spezia spettacolare, vittoria con il Napoli, ok, sconfitta con l'Hellas Verona, vittoria con il Genoa, vittoria con il Milan, vittoria con la Sampdoria, un ottimo pezzo di stagione per lo Spezia di Thiago Motta, che bravo, ti veramente molto, ultimamente forse ha trovato finalmente la quadra sulla panchina dello Spezia, 14esima posizione per quest'ultimi che sono saliti, erano già più in basso qualche settimana fa, e se vanno avanti così non mi sorprenderei se arrivano a metà classifica. Quindi Ale, bene Thiago Motta, ma vorrei dire un'altra cosa, molto male la Sampdoria. Adesso Gianpaolo non c'entra, però la Sampdoria si trova veramente a 3 punti della zona retrocessione. C'è solo un modo, Tiziano, io per risalire. Testa bassa e giocare a calcio. Sì, ma mi sa che ci vorrebbe anche qualche acquisto. Testa bassa e fare acquisti. Quindi la mia imitazione, che non è minimamente paragonabile a quella degli autogol, però vabbè, ci ho provato. Empoli-Roma, è incredibile, l'Empoli non si accontenta quasi mai di finire una partita senza segnare un gol. Ok, ha perso contro la Roma, che la Roma ne ha fatti 4 nel primo tempo con la doppietta, grazie Tammy che mi ha fatto una doppietta ogni tanto, Tammy Abraham, poi Sergio Oliveira che si sta ambientando da Dio nell'ambiente Roma, già secondo gol per lui, Nicolo Zaniolo che ha fatto un'ottima partita, e poi arriva Pinamonti e Bairami per l'Empoli. Quindi dicevo, l'Empoli non si accontenta quasi mai di finire una partita senza gol, e a questa mentalità a me piace. Ale, secondo me sì, bravo l'Empoli, molto bravo l'Empoli, che come hai detto tu ha questa mentalità di non mollare mai, di non mai considerarsi battuti o mai considerarsi finiti, perché questa partita potevano anche lasciarla andare, poteva finire 5-0, 6-0, poteva restare 4-0, che veramente non cambiava niente. Però la Roma, a dire la verità, dopo questi due gol ha pure sofferto, quindi la Roma ha avuto anche dei momenti in cui la partita poteva essere messa in discussione, perché se guardiamo le statistiche, se vogliamo essere proprio statistici, se vogliamo essere precisi, i tiri totali sono uguali, l'Empoli ha giocato quanto la Roma, e il possesso palla addirittura dell'Empoli, i passaggi sono dell'Empoli, ne ha fatti molti di più, quindi l'Empoli ha dimostrato comunque che questa non è una debacle, è stata una partita giocata con questo 4-2 molto modesto secondo me contro una Roma che ha una rosa 10 volte superiore. E Ale, io direi che possiamo finire con la partita che secondo me mi ha deluso di più. Assolutamente, mi stavo addormentando. Milan-Juventus, Tiziano, uno dei derby più famosi, diciamo. Un derby non per città, ma un po' un derby d'Italia. Più famosi che abbiamo qua in Italia, scusate, la ripetizione. Una partita noiosissima. Qualcuno accenda questa partita, non so se avete presente il meme di quello stickman col bastoncino che colpisce la partita e dice per favore fa qualcosa, per favore fa qualcosa. Allora, a parte ritmi altissimi, questo ok, ma per il resto ragazzi una noia mortale. Si infortuna Zlatan Ibrahimovic. Che strano, non l'avrei mai detto, la infermeria del Milan si riempie di nuovo. Sembrerebbe tendine
potrebbe essere d'Achille, ma solo infiammazione, mamma da quello mia. Che sembra. Ale, secondo me non devono più confermarlo. Non esiste che il prossimo anno gli fanno un altro contratto. Il Milan non può permettersi, secondo me, una squadra che cerca la Serie A, cerca dei risultati in Europa, secondo me non si può permettere di avere un giocatore, un bomber, continuamente assente. E parlo sia di lui che di Giroud. Devono essere mandati via, pedalati. Sono ottimi giocatori, io non voglio essere, no? Ibra è ancora decisivo qualche volta, però quando si fa male è fuori. E Giroud poi si fa male fuori e il Milan è costretto a giocare. E Giroud non ha giocato bene oggi, Oliviero Bomber vero, come dicevano i tifosi milanisti a inizio stagione, oltre ad aver fatto pochi gol, purtroppo per i miei 180 milioni, però sì, non ha giocato tanto bene, non è riuscito a concludere bene di testa, secondo me è abbastanza deludente anche lui. Deludenti poi tanti in tutte e due le squadre. Però sì, non c'è una vincitrice, pareggio. E io ho visto più i giocatori della Juventus a fine partita rispetto a quelli del Milan soddisfatti di questa vittoria. Anzi, per loro sono quasi come tre punti, perché comunque si è sempre la Juventus, ma è una Juventus che fatica. E portarsi a casa un punto con questo Milan, che era secondo in classifica fino alla scorsa giornata, non è per niente male. Tiziano, abbiamo finito quindi con la Serie A team, e direi, visto che ci abbiamo dedicato veramente tanto tempo, di andare avanti con gli argomenti. Rivoluzione Salernitana, 7 giocatori in arrivo, Tiziano. E sempre dal Parma, Mazzocchi dal Venezia, Boinen dal CSKA Mosca, Verdi dal Torino, Skov Olsen dal Bologna, Ansame dallo Young Boys, Simi invece va verso il Parma. Quindi la Salernitana si muove tanto. Perché? Perché bisogna puntare a salvarsi. Bella mentalità, bravi. Bella mentalità, anche bei soldi, oserei dire, scusa. Sì, anche questa è vero. Si vede che è arrivato un cambio di proprietà. Indovinate chi era prima, proprietario? Un certo Lotirchio. Lotirchio, esatto, che la manina, insomma, la tira difficilmente fuori dalla tasca, perché nella tasca si tiene ben stretto i suoi danari, ecco. E qua vediamo, commentiamo un attimo gli acquisti, Ale. Sepe dal Parma è un ottimo portiere. Assolutamente. Purtroppo in Serie A ha trovato sempre spazio, però adesso che il Parma è andato giù in Serie B, paradossalmente non ha trovato spazio in Serie B. Beh, certo, perché quando ti arriva c'è un certo Gianluigi Buffon che a 42 anni ti fa ancora la differenza. Eh beh, certo, Ale, però Sepe secondo me è un ottimo portiere. Mazzocchi dal Venezia, non lo conosco come giocatore, semplicemente sentito dire. Boinen del CSKA Mosca, anche qui non posso farvi un commento perché non lo conosco. Verdi del Torino, Verdi, ti dico, anche quando era al Napoli era un ottimo giocatore. Poi non lo so sinceramente, se dovesse riprendere quella forma fisica che aveva al tempo, per me potrebbe essere un buon giocatore. Secondo te, Ale? Sì, secondo me potrebbe essere un ottimo giocatore per una squadra, poi come la Salernitana, e potrebbe aiutare di certo. Anzi, ti dico che visti questi acquisti, io non sottovaluterei per niente la Salernitana nella prossima, ultima fase di stagione. Non si sa mai. E poi, vista comunque questa nuova dirigenza, questa voglia di essere una squadra affermata in A, se tornano in B, non mi sorprenderei se il prossimo anno tornasse nella serie maggiore. Gli altri acquisti, Ale, poi Skov Olsen, che assieme a Dix, non lo so come si dice, che Mihajlovic ha espressamente detto devono andare via da Bologna, se ne va e va alla Salernitana, vabbè, resta in Italia. Poi Insame dello Young Boys, che è un buon giocatore, l'ho visto giocare, è un po' vecchio. E poi mi dispiace per Simi, che secondo me Ale fa veramente un passo indietro alla sua carriera, perché era appena riuscito a tornare in Serie A con la Salernitana, questo acquisto, e ora torna in Serie B in una squadra mediocre come il Parma, perché al momento il Parma è a metà classifica. Poi a me dispiace un sacco che il Parma sia a metà classifica, posso dire. Cioè, il Parma anni e anni in Serie A e poi questo declino proprio brutto. Sì, Simi rischia di bloccarsi lì. Aveva trovato finalmente la sua dimensione in carriera, quella fantastica stagione l'anno scorso al Crotone, e poi buco per Simi.
peccato, veramente peccato. Ottavi di finale di Coppa d'Africa, Tiziano, prossimo argomento della competizione più esotica del mondo. A te la parola. Ale, questa partita, allora, queste partite che si sono disputate, solamente due degli ottavi, sono state le prime che si sono giocate oggi e sono Burkina Faso Gabon e Nigeria Tunisia. Burkina Faso Gabon, insomma, non è proprio un big match, ma Nigeria Tunisia sono due squadre che erano, sono le favorite quasi, fra le favorite, assieme a, secondo me, a Costa d'Avorio, Egitto, e al Senegal, al Camerun, queste squadre qui, e il Marocco, queste qua sono le favorite. E vediamo un po' i risultati. Il Burkina Faso va in vantaggio prima con Traoré al 28esimo, ma poi il Gabon risponde e con Adama Guira al 91esimo, che è un giocatore appunto del Burkina Faso che si è fatto autogol, arriva un insperato pareggio. Insperato perché il Gabon era, aveva un rosso da praticamente dal 70esimo e sono andati ai supplementari, poi ai rigori, e ai rigori si è imposto il Burkina Faso, che ha vinto per 7-6. Rigori eterni, Burkina... tra l'altro, Tiziano. Come? Rigori eterni, tra l'altro. Sì, esatto, i rigori eterni che non finivano più, però secondo me il Burkina Faso, comunque il Gabon, hanno giocato una partita molto equilibrata, ci può stare questo passaggio. Il Gabon, tra l'altro, che, ma penso lo sappiano tutti quelli che giocano un minimo a FIFA, è la squadra di Aubameyang, seppur Aubameyang non sia nemmeno convocato. E come hai detto tu prima, due delle squadre più, diciamo, favorite per questa competizione, esce la Nigeria, arriva un gol solo di Horto Muso, vince la Tunisia, ma basta, per portarsi avanti in questa competizione. Poi ci saranno le altre partite, domani Guinea Gambia e Camerun Comore, poi martedì Senegal Capoverde, Marocco Malawi, poi Costa d'Avorio Egitto e Mali e Guinea Equatoriale. Ma Ale, posso dire che sono rimasto perché la Nigeria era una delle favorite, come dicevo prima. Quindi, beh, è una brutta eliminazione per la squadra. Anche perché la Nigeria, secondo me, ha una formazione di tutto rispetto. Cioè, presenta, secondo me, degli ottimi, ottimi giocatori che in Europa fanno anche molto bene. Quindi mi dispiace veramente molto. E mi dispiace anche vedere che dall'altra parte ci sono una, due delle squadre più forti, che sono Costa d'Avorio e Egitto, che si scontrano mercoledì e una delle due per forza dovrà uscire. Quindi chi sarà, chi le spunterà? Che sì o Salah? Secondo te, Ale, così un pronostico Momo, pazzo? Momo Salah, che quest'anno è pazzesco, anzi citando un bloopers che non avete mai sentito e chissà se lo sentirete mai. Momo Salah. Momo Salah. Questa ce la teniamo per noi. Napoli, vicinissima, Matias Oliveira del Getafe, Tagliafico verso il Barcellona, quindi un po' addio, e Vlahovic. Parliamo un attimo di queste tre notizie, Tiziano. Il Napoli quindi è vicinissimo a Matias Oliveira del Getafe, un giocatore che io ho, diciamo, un attimo cercato un paio di informazioni, non sembra per niente male, anzi potrebbe andare molto bene per il Napoli. No, Ale, un bel giocatore. Secondo me il Napoli adesso non deve, non ha senso che punti per forza su grandi nomi. E più magari sarebbe, come sta facendo, sarebbe meglio trovare questo Matias Oliveira, che magari si rivela un ottimo talento, fa un bel percorso, nel percorso Camel, e fa un bel percorso e poi, non so, diventa un gran giocatore proprio qui a Napoli a 24 anni. È uruguagio. E qui, no, insomma, già capiamo che questo ragazzo qui non sta giocando, sta giocando in Europa per concessione, quindi se Napoli riesce a portare, a tenerlo qui, perché lui lo lascia un attimo che si svincoli, va a giocare nei campionati quelli forti, quelli in Sud America. Camel, quindi... è il talento uruguagio, quel Napoli fa un colpo clamoroso, Camel. Ale, poi Tagliafico, si dovrebbe dire, va verso il Barça, quindi... che magari andrà a sostituire Jordi Alba, ormai non dico che è bollito, ma che poi, Tiziano, è un po' di anni che gioca. Io voglio sapere dove caspita li trova i soldi il Barcellona, che miniera hanno trovato, perché sennò non si spiega, per pagare questi giocatori. No, no, Ale, io non so cosa sta facendo il Barça. Patto col diavolo, sennò veramente non si spiega. O patto col diavolo o patto con la mafia, a dire la verità.
non lo so, forse più la seconda, perché boh, si lamenta tutta l'estate la Porta che non ha soldi, si lamentano che non riescono a fare per le regole della Liga, non riescono a fare gli stipendi, e adesso comprano anche me praticamente. Come Tiziano? Cioè, come fanno? Non ti hanno ancora acquistato? Io e Francesco siamo domani lì. Podcast, ah, sì? Barcellona Podcast, immergiamoci. Barça Podcast. Immergiamoci. Immergiamoci. sono nuovo episodio. No, a parte le battute, ragazzi. Esatto. Vlahovic, l'uomo più, diciamo, combattuto d'Europa. Tutti vogliono Vlahovic. Vlahovic invece vuole rimanere a Firenze. E ha anche ragione, e ti spiego perché. Perché Vlahovic vuole rimanere a Firenze? Perché lui ha fatto un po' una promessa ai tifosi fiorentini. Lui ha promesso: io proverò a portare la Fiorentina in Europa. E non avrebbe neanche senso per lui chiudere, spostarsi durante la stagione da qualche altra parte. Sta facendo bene, si trova bene. La Fiorentina sta facendo bene, siamo a metà stagione. Sì, la Juventus vorrebbe già portarlo a gennaio. La Fiorentina vorrebbe toglierselo già a gennaio, voi direte, ma perché la Fiorentina dovrebbe toglierselo già a gennaio se gli fa tanti gol? Beh, per il semplice motivo che sennò se ne va a giugno a gratis. Invece, giustamente, Vlahovic non avrebbe senso di andarsene, anche perché andando via a zero a giugno, lui potrebbe approfittare, anzi, le squadre che lo andrebbero a prendere potrebbero approfittare di prenderlo a zero, e lui potrebbe chiedere un pochino di più di stipendio anche. Quindi posso dire, ci può stare il ragionamento di Vlahovic, anche perché, diciamocelo, lui non va via solo dalla Fiorentina solo per i soldi, ma anche da un punto di vista calcistico. Vuole puntare a essere uno dei migliori d'Europa. Beh, se dovesse rimanere fino a fine anno, secondo me la Fiorentina avrebbe sicuramente un aiuto in più, perché è inevitabile che la Fiorentina sia una bella squadra costruita, però una parte del progetto è anche Vlahovic, perché se magari non riesci a recuperare prima della fine del mercato, vendi Vlahovic e non riesci a recuperare un altro attaccante, va da sé che i gol non arrivano da soli, perché quei gol che ti mette lui dentro non li fanno tutti, secondo me. Allora, è finito un attimo. Sì, Tiziano, è anche vero che perdere un giocatore come Vlahovic a zero poi non è che sia il top. No, però è che ci vuoi fare, Ale? Non lo so, dipende dalla Fiorentina. Se la Fiorentina riesce a parlare con Vlahovic e Vlahovic dà la parola d'onore, che poi sappiamo quanto vale una parola d'onore, vabbè, assai poco secondo me, soprattutto nel mondo del calcio, nel mondo dei soldi, non lo so, o la Fiorentina se la rischia e non prende neanche un euro, come ha fatto il Milan con Çalhanoğlu, Donnarumma, oppure la vende adesso e si rischia la fine della stagione, non lo so. Bene Tiziano, andiamo avanti, a te la parola. Sì, beh, questa è una notizia abbastanza veloce, insomma, Mirabelli, che era il ex DS del Milan, dirigente sportivo, diventa DS del Padova, e invece Fassone attualmente resta disoccupato. Vabbè, questa è una notizia così, per chi potesse interessare, non c'è tanto da dire, così. Comunque grande acquisto, possiamo dire, per il Padova, che sinceramente non mi aspettavo questo nome così grosso. E quindi veniamo a Shevchenko, Genoa, Shevchenko. Ha già allenato una nazionale, l'Ucraina. E Ale, dove va ora? E ha fatto anche bene e va in Polonia ad allenare un certo Robert Lewandowski. E perché? Perché la Polonia non ha fatto tanto bene, non è soddisfatto nessuno del lavoro dell'ultimo allenatore. E quindi arriva Shevchenko, che di nazionali ne sa, e anche a pacchi, perché con l'Ucraina aveva fatto veramente veramente molto bene. Tiziano, non so se vuoi aggiungere qualcosa, perché poi ci sarebbero i big match europei, che questa settimana non sono stati tanti, ma comunque interessanti, partendo da il derby di Londra, Chelsea-Tottenham. Ale, Chelsea-Tottenham, una partita decisa in pochi minuti. Il Chelsea torna dagli spogliatoi acceso, il Tottenham sembrava andato. E il Tottenham il Tottenham e il Chelsea sembravano star giocando una partita, secondo me, equilibrata. Poi il Chelsea si sveglia, 47esimo Ziyech, 52esimo Thiago Silva. Che dire? Bravi. Tra l'altro un Tottenham che arrivava da una vittoria assurda, in cui al 94esimo stavano perdendo,
Perché questa mi riferisco all'ultima partita che hanno giocato. Stavano perdendo 2-1 e l'hanno ripresa 3-2 al 97esimo. Una partita assurda. Non so se l'hai vista, Ale. Sì, avevo visto qualcosina, una partita veramente incredibile. Gol di Hakim Ziyech, comunque, per quanto riguarda Chelsea Tottenham, come hai detto tu prima, incredibile. Segna pochissimo, purtroppo, Hakim Ziyech, secondo me è un giocatore fortissimo, fortissimo, che non trova spazio al Chelsea. Come Pulisic, meriterebbe un palco. Come Pulisic, come Kovacic. Veramente veramente forte. Poi Thiago Silva, incredibile, giusto per, e l'ho detto due settimane fa e lo ridico, tanto per continuare con gli attaccanti del Chelsea segnano veramente tanto. Yeah, Timo Werner scomparuto, Lukaku scomparuto, tutti scomparsi a parte gli scherzi. Cioè, l'attacco del Chelsea è allucinante e costa 200 milioni di euro, ragazzi. Beh, sommando i due. Un attacco che secondo me è un po' deluso. Sebbene l'altro anno sia arrivata la Champions. Un po'. No, adesso tutto con quegli acquisti. Perché quando hai Ziyech, hai Pulisic, hai questi giocatori qua e li lasci, ti puoi permettere di lasciarli in panchina, capisci un po' la caratura della rosa. Però Ale, vorrei dire un'altra cosa, cioè questa partita qua, che è un derby di Londra, fa capire che comunque il Tottenham è una buona squadra, ma c'è ancora molto da lavorare, perché il Chelsea e Conte, sì, Conte farà lavorare. Sì, e non devono gasarsi troppo, perché al momento non sono una squadra della Champions League, secondo me. Notizia assolutamente della settimana, Tiziano. Mario, Super Mario Balotelli, torna in nazionale, il numero 9. Chi se la ricorda quell'esultanza con la statua? Sembra gasata come presentazione? Più o meno, diciamoci la verità, non è la miglior scelta del mondo. Ma adesso ne andiamo un attimo a parlare, partendo col tuo parere, Tiziano, che sono veramente curioso di sentirlo. Ale, io sono curioso di sentire il tuo, quindi vado col mio. Te la faccio breve, cioè neanche troppo breve. Balotelli per me è un giocatore che ha un talento immenso, come dal punto di vista di attaccante in Italia. Dal punto di vista del talento non c'è nessuno che ce l'ha come lui. Il talento proprio puro. Immobile non ha quel talento, è un gran giocatore, grande bomber, ma non ha quel talento. E penso che nessun altro, parlando di giocatori esperti, Belotti, insomma, questi giocatori qua. No, non ce l'ha nessuno, anche Insigne, anche Chiesa, al momento secondo me sono inferiori. Comunque, poi se mi dici, io ti posso parlare di un Balotelli che giocava qualche anno fa, però il Balotelli di adesso, che gioca in un campionato come quello turco, che per l'amor del cielo non è un cattivo campionato, sta comunque trascinando la sua squadra con 8 gol e sono terzi in classifica e 3 assist. Quindi e comunque sta giocando una buona stagione. È in un buon momento, uno dei migliori degli ultimi anni. Io posso capire gli si voglia dare una chance, perché al momento l'attacco dell'Italia, possiamo dirlo, Belotti non è in forma. Immobile ha dimostrato di essere incisivo solo in Serie A, non a livello internazionale, non in queste partite con la nazionale. E secondo me Scamacca e Raspadori sono due grandi giovani che secondo me sono da convocare, però mancano forse un po' di esperienza, no? Però io darei una chance soprattutto a Scamacca. Poi, se ti dico Balotelli, Ale, forse può essere queste due partite, Macedonia del Nord e se si passa, perché non è detto che si passa, poi col Portogallo, potrebbero essere la sua rivincita. Quindi io dico, se tu lo metti in campo, probabilmente è possibile che lui, per farsi convocare un'altra volta, per dare un segnale del suo ritorno o far vedere che lui ci tiene alla nazionale, ci tiene alla sua terra, secondo me lui potrebbe accendersi, potrebbe tirarti fuori il campione. Poi se gioca con la Macedonia del Nord e inizia a fare le sue solite cavolate, fuori, basta, non voglio più vedere. Io non dico questo perché è un ottimo giocatore, però non ha la testa, Ale, non ha la testa, e quindi lui deve dimostrare serietà a Mancini, questo. Quindi se adesso lo convoca e lui non dimostra serietà, è chiusa la faccenda con Balotelli. Why always me?
correva l'anno 2011 quando Mario Balotelli regalava con un assist il pallone perfetto per Sergio Aguero, che andava a segnare uno dei gol più storici del calcio europeo e mondiale, che tutti ci ricordiamo. Aguero che portava la vittoria al Manchester City nella stagione 2011, il primo City dei sceicchi, City allenato da un certo Roberto Mancini, un Mancini che 8-9 anni dopo andrà a vincere un europeo incredibile con la nazionale italiana. Esatto, era lì un protagonista Mario Balotelli e il rapporto tra loro due lo conosciamo. Mancini ha sempre creduto in Super Mario. Tutti abbiamo sempre creduto in Super Mario, ma tutte quelle cose che l'hanno sempre portato, le ballottellate, un po' per citare le cassanate, che l'hanno sempre contraddistinto. Secondo me Balotelli è uno dei giocatori più forti che l'Italia abbia mai visto, e te lo dico, di talento, un po' come lo era Cassano, ma non si è mai trovato, non ha mai trovato la sua dimensione. E quella stagione al City, secondo me, quegli anni lì era una dimostrazione di chi era Mario Balotelli. Io me lo ricordo ancora e mi sono emozionato quando segnò quell'incredibile gol con la Germania, quando si tolse la maglia, si mise lì a statua con il pettorale da mostrare: io sono qui, io sono Mario Balotelli. Un giocatore formidabile. Perché ho fatto tutto questo discorso? A me piacerebbe rivedere quel Mario Balotelli, però bisogna essere realisti, è difficile, è assolutamente difficile. E tu hai fatto un ragionamento, Tiziano, più che giusto, più che corretto. Mario Balotelli merita un'altra possibilità. Magari dopo tutti questi anni ha capito i suoi errori, non lo so, bisogna scoprirlo, bisogna vederlo. E secondo me, se Mancini, una persona che ha sempre creduto in lui, gli ha ridato questa possibilità, forse è il momento giusto, vista anche questa ottima stagione in Turchia. Quindi vedremo quello che succede. Io mi auguro, spero, come hai detto tu, che lui abbia capito, che lui dimostri di essere quello che può essere e che ci porti a quel mondiale. Io sono uno che non fischia un Mario Balotelli, non sono uno di quelli che fischia Gianluigi Donnarumma. Se scende in campo con la maglia della nazionale italiana, io ti farò e crederò. Hashtag io sto con Balo. Vabbè, io sto con Balo. No ragazzi, perché non bisogna scoraggiarlo, bisogna credere in lui. Anche perché vi ricordo che secondo il miglior marcatore in attività della nazionale italiana, dietro a Ciro Immobile. E diciamoci la verità, se Ciro, e con tutto il cuore per Ciro, e Belotti giocano come stanno giocando attualmente, ce li scordiamo i mondiali. Beh, quindi mal che vada, proviamolo. Nell'Italia, perché Belotti e Immobile sta nell'Italia giocando benissimo. Sì, sì, Immobile gioca sempre benissimo nella Lazio, per l'amor di Dio. Però nell'Italia, se giocano come giocano, no, ce li sogniamo i mondiali. Sono d'accordo con te, spazio ai giovani, c'è Kim, c'è Scamacca, c'è Raspadori. Però ci vuole esperienza. E chi meglio di Super Mario Balotelli? Forse nessuno al momento. Forse è l'ultima carta da giocarsi per il mondiale. Secondo me potrebbe venire fuori qualcosa di epico. Qualche goccia di sport. È il Jack. Questa sarebbe la faccio, raga, la faccio. Se succede qualcosa di pazzesco la faccio. Questo è un Jack, è un Jolly. È letteralmente quello, un giocatore che sa tenere il pennello e l'accetta contemporaneamente in mano. È un po' il Jolly, ragazzi, che è un po' impazzito, un po' pazzerello, però ti fa il miracolo. E dopo questo discorso lunghissimo, e mi è piaciuto un po' la goccia di sport, vi ho ripreso il 2011 così, arriviamo alla fine di questo episodio. Tiziano, come sempre, vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social, vi ricordiamo di seguirci su YouTube, lasciare un bel mi piace, iscrivervi, condividete su Spotify, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor e dovunque voi vogliate. Quindi per questo episodio è assolutamente tutto da Alessio e da Tiziano. È tutto, immergiamoci.